La fattoria sociale consiste nel coinvolgere delle persone che hanno dei disturbi, insomma, di varia natura, nelle attività che noi facciamo quotidianamente. Con i ragazzi cerchiamo di vivere intanto il quotidiano di questo posto, nel senso che l'azienda agricola, essendo questa una struttura molto grossa, si occupa anche di una serie di attività di gestione di questo posto, di attività finalizzate al far sì che questo posto stia in piedi. Una di queste è sicuramente occuparsi del riscaldamento, che consiste nel procurare la legna per le stufe e i camini, quindi dai boschi che abbiamo all'interno dei nostri terreni, al nutrire la caldaia utilizzando il cipato che invece acquistiamo all'esterno. Noi abbiamo un impianto di riscaldamento che va a biomasse e quindi abbiamo delle caldaie con dei contenitori silos di cipato che sono di legno tritato. Ecco, noi manualmente riempiamo questi contenitori e per la giornata più o meno in autonomia va da sola. Come dicevano i vecchi, la legna scalda due volte, anche di più, quando la tagli, la sposti e quando la bruci. Infatti il mio riscaldamento di sera al mattino, Enzo, è proprio quello di fare il cipato. Ehi, è arrivato il cipato? Beh, stamattina ci hanno portato 15 metri cubi di cipato, che è la nostra scorta di una settimana di legno per far funzionare, per riscaldare tutto il complesso, insomma, acqua sanitaria e riscaldamento. Adesso con i ragazzi in due ore riusciremo a stivarlo, metterlo al riparo, al coperto. E questo è quello che riusciremo a fare stamattina. Tra l'altro siamo anche un po' in pochi, per cui insomma non sarà un lavoro tanto leggero. Il fatto per loro di stare all'aperto, di poter lavorare all'aperto, di poter respirare bene, di muoversi tutti i giorni e anche di vedere il frutto del proprio lavoro è già da solo questa un'esperienza sicuramente gratificante. A questo si aggiunge il fatto che tutto questo avviene in un contesto relazionale molto particolare. Lo dico ironizzando così, ma dicono che la stagione di riposo del contadino è l'inverno, no? La natura va in riposo, il contadino si sta, insomma, anche lui. Invece non è vero, c'è sempre un sacco di cose da fare, non ci si ferma mai, dall'albero al tramonto in tutte le stagioni.